Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Oggi terza puntata della nostra settimana insieme. Praticamente ci avviamo alla fine di febbraio. Oggi è mercoledì 26. Parleremo di economia e parleremo anche di cucina, ma cominciamo con questioni che ci toccano molto da vicino. In particolare parliamo della situazione delle imprese. Vedete sopra le nostre teste respiro alle imprese. Ne parliamo con Fabio Di Stasio, presidente dell'Unione Provinciale Imprese di Padova. Buona giornata e grazie di essere con Buona noi. giornata a lei e agli ascoltatori. Grazie a Fabio Di Stasio che è una persona che ci può fornire un quadro esauriente di quella che è la situazione difficile in cui vivono le nostre imprese. Partiamo da una considerazione non solo di carattere generale, ma di estrema attualità. Presidente, abbiamo ascoltato tante belle parole, tanti bei discorsi dal neo premier Matteo Renzi, ci riferiamo in particolare al primo discorso, quello della fiducia al Senato, in cui si è dato anche un certo respiro a quello che è la situazione delle piccole e medie imprese. Si è parlato di fondo di garanzia, si è parlato di sblocco di quelli che sono i debiti dello Stato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente dei debiti che le pubbliche amministrazioni hanno con le realtà imprenditoriali. Qual è la sua valutazione? Ma è la valutazione, ripeto, nei discorsi inaugurali, nei discorsi nei quali si chiede la fiducia, è sempre molto bello dire grandi cose e soprattutto fare dei grandi proclami. Quello che invece a noi interessa sono i fatti. I fatti ci dicono che oggi ci troviamo in una situazione di grossa difficoltà, con delle imprese che ormai sono la frutta, lo saranno. Però c'è questa bella notizia che viene appunto da Renzi che ci dice sbloccheremo i crediti che le imprese hanno nei confronti dello Stato. Beh, il primo pensiero che viene è ma perché non l'avete fatto fino ad oggi? Cioè, visto che comunque i soldi c'erano, la verità probabilmente è un'altra ed è diversa, cioè quella che i soldi in realtà probabilmente non ci siano. E se non ci sono i soldi, dobbiamo andarli a prendere attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e bisogna capire che giro faranno questi soldi, perché probabilmente saranno le stesse banche che finanzieranno lo Stato per pagare il debito che ha nei confronti degli imprenditori e magari lo Stato emetterà dei titoli pubblici e quindi poi gli interessi pagati alle banche se ne faranno carico i cittadini. Quindi ben venga perché sicuramente questo genera in qualche modo la possibilità per le imprese che fino ad oggi veramente non ce la facevano più di cominciare a ripartire, però ripartire su una situazione nella quale il non avere le somme a disposizione per poter lavorare ha portato degli ulteriori debiti per gli imprenditori, debiti verso l'amministrazione finanziaria attraverso il mancato pagamento di imposte o il mancato pagamento dell'IVA, debiti nei confronti di altri imprenditori e soprattutto debiti laddove sia possibile nei confronti degli istituti di credito. E noi sappiamo che gli interessi pagati dagli imprenditori laddove vengano dati, tra gli interessi che si pagano agli istituti di credito, tra gli interessi che si pagano eventualmente allo Stato, probabilmente l'utile generato se n'è andato via per pagare questo. Quindi all'imprenditore non resta altro che avere la fortuna di prendere dei soldi che magari doveva prendere in qualche periodo addietro e di andare in qualche modo intanto a sanare quei buchi che si sono generati all'interno del sistema anche bancario. Teniamo presente poi che oltre a questo sembra quasi fatto apposta, ma che contestualmente al fatto che vengano liberati i soldi, no, per le imprese, venga prorogato il termine della sanatoria con Equitalia al 31 di marzo. Quasi a voler dire, beh, guarda che se io ti do i soldi, in qualche modo ti do un'opportunità in maniera che rientrino subito dall'altra parte. E noi sappiamo benissimo che se dovessimo far questo, l'imprenditore, se dovesse pagare le sanatorie subito, non avrebbe più disponibilità. Però c'è una cosa importante da dire che non viene mai sottolineata abbastanza. Equitalia è una società dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Allora, se io che sono Agenzia delle Entrate, e io questo l'ho già rilevato tempo addietro, no? Faccio un'operazione per la quale il soggetto non mi paga, non è che io abbia un gran danno, perché le sanzioni che vado a applicare,
e gli interessi che applicano nel tempo diventano talmente tali che quei soldi mi fruttano di più che averli presso qualsiasi altro posto. Pazzesco. Poi cosa faccio? Non è sufficiente questo. Le do ad Equitalia, che è una mia società, in quale oltretutto si va a beccare diritti di notifica e quant'altro. Quindi diventa una società a tutti gli effetti, da un punto di vista tecnico, è proprio una società commerciale a tutti gli effetti. E questo sicuramente non è corretto nei rapporti con i contribuenti in senso generale. Come non è, per quello mi aggancio, insomma, sembra che può esca, no? Però in realtà gli imprenditori, ma tutti i cittadini, un po' vessati dalle tasse, un po' da tutto, hanno anche un rapporto nei confronti dell'amministrazione finanziaria che è di sudditanza. Non perché le persone che sono in agenzia delle entrate abbiano caratteristiche particolari, perché comunque sono dei lavoratori e fanno il loro mestiere e io ho modo di lavorare, insomma, e lo fanno anche bene. Però c'è un fatto importante che non tutti sanno, che anche gli operatori del sistema pubblico, in questo caso l'agenzia, lavorano su un sistema budgetario. Quindi è chiaro che più riesco a lavorare, più riesco a recuperare, più avrò anche in termini di valutazione e quant'altro. E questo non può essere un sistema di un rapporto che invece deve vedere con l'imprenditore, l'imprenditore e anche il cittadino, una qualsiasi soluzione per aiutarlo a far fronte ai momenti di disagio, perché altrimenti succedono le cose che sono successe e che sono l'elemento finale impensabile, che deve essere impossibile, che deve essere in qualsiasi modo evitato, che è quello che una persona si tolga la vita. Sì, ecco, poi arriveremo anche a parlare di questo. Sa, fa specie, fa effetto più che altro, aver sentito fino all'altro giorno un premier che di fronte a tante situazioni, a quasi tutte, diceva non ci sono soldi. Questo che parte parlando di 50 miliardi da una parte, certo, di riduzione a due cifre del cuneo fiscale. Cioè comincia già con dei numeri, qualcuno ha detto è per fare i titoli dei giornali. Ma io ripeto, aspetterò di vedere le cose per poter capire. Ho ascoltato il discorso al Senato, mi è sembrato un discorso fin troppo semplice, cioè nel senso o io o nessuno mai più, e che non è una valutazione politica, no, quella che vado a fare, ma o io o nessuno mai più non esiste, cioè esiste una condizione ben precisa che è quello di creare un sistema per il quale io riesco a dare vita, riesco a dare credibilità, riesco a dare speranza anche a sia gli imprenditori ma anche ai giovani. Allora, dal discorso sembra, sono arrivato io, se non ci fossi stato io, quest'Italia sarebbe morta. E sembra un po' un discorso, no, in una squadra di calcio, ma ragazzi, se manca il centravanti abbiamo perso la partita. No, perché la squadra è una squadra. Cioè, se mi manca un uomo non mi succede niente. Quindi io spero che lui abbia creato una squadra adeguata a questo, anche se su alcuni nomi, insomma, mi sa più di inciuccio politico che di effettiva volontà, e che questa squadra, che sicuramente avrà l'autorevolezza per poterlo fare, metta in piedi un programma che effettivamente sia un programma studiato e razionale, perché purtroppo delle volte la realtà e la pratica ha un sistema, lo studio e le formule ne hanno un'altra, e applicare delle volte le formule sul sistema imprenditoriale diventa un rischio non da poco. Sì, ecco, riprendendo e riagganciandoci alla metafora calcistica con Fabio Di Stasio, con cui condividiamo la passione per il pallone che rotola su un campo, tante volte la squadra magari si vede proprio nei momenti in cui, mancando quel centravanti, riesce a funzionare anche in virtù proprio di questa assenza. E d'altronde gli imprenditori stanno giocando da tempo senza il centravanti che fa il gol. Sì, effettivamente. E a proposito della situazione delle imprese, insomma, Fabio Di Stasio, che oltre che presidente dell'Unione Provinciale Imprese è anche direttore di Artigian Fidi, vogliamo fotografare proprio, cioè, che cos'è questo Artigian Fidi, perché tante volte si citano degli organismi che magari l'opinione pubblica non conosce effettivamente. Beh, Artigian Fidi è una struttura che ha molti anni, insomma più di una cinquantina d'anni, è una struttura che fa garanzia per conto dell'imprenditore. Cosa vuol dire?
Vuol dire che laddove l'imprenditore si presenta nel sistema bancario a chiedere delle somme di denaro e non ha le garanzie idonee per poter accedere al credito, ma in questo caso mai, cioè ormai comunque sulle banche, allora si rivolge ad Artigianfidi nella fattispecie e noi diamo una garanzia pari al 50% di quello che è la richiesta dell'imprenditore. E nel qual caso l'imprenditore non sia più in grado di adempiere ai propri impegni e non abbia niente per poterlo fare, è chiaro che interviene l'organismo di garanzia a pagare la quota parte che non viene pagata dall'imprenditore. E questi organismi di garanzia, sorti nel tempo, avevano una finalità proprio mutualistica. Cioè, quindi la finalità non era quella del lucro, ma era in realtà una finalità mutualistica proprio per aggregare il sistema e per rendere forte l'imprenditore nei confronti del sistema bancario. Però poi le cose sono cambiate, perché a molti fanno gola certi sistemi e quindi anche questi organismi di garanzia sono stati suddivisi fra quelli che sono diciamo sotto controllo diretto di Banca d'Italia e quelli invece che non lo sono, come i nostri, come che i hanno nostri. Voluto rimanere mutualistici. Però cosa succede? Che vari sistemi portano che Camere di Commercio, la Regione, non abbiano più dato i contributi ai organismi come gli nostri, riservandoli per una volontà che io chiamo più lobbistica che reale, riservando questi contributi a organismi che magari hanno sedi in altre regioni e che qua hanno solo una minima operatività. Quindi i soldi degli imprenditori di Padova, che magari pagano alla Camera del Commercio, potrebbero non essere reinvestiti nel tessuto territoriale di Padova, ma essere investiti magari in Lombardia piuttosto che altre parti. Però diciamo, questo a noi nulla toglie, che manteniamo il nostro principio di mutualità e è un principio al quale crediamo e ci credono anche molte imprese, perché ormai abbiamo quasi 10.000 associati all'interno di Artigianfidi. Non tutti, diciamo, prestiamo la garanzia, perché poi nel tempo magari però sono rimasti vicini all'organismo e questo organismo continua a vivere in maniera molto forte. Presidente, che mortalità avete riscontrato? Mortalità è un termine grosso, ma purtroppo diciamo adeguato dal punto di vista della vita della singola impresa in questo, chiamiamolo, quinquennio ormai di crisi. Allora, non le chiediamo numeri precisi. No, per carità. Però diciamo che noi abbiamo sempre avuto siamo sempre abbastanza in crescita, ma per un semplice motivo, e non è un dato positivo. Perché più imprese si rivolgono a noi, vuol dire che meno il sistema è in grado di dare la possibilità agli stessi di operare con la propria aspetto finanziario, come Artigianfidi. Per quanto riguarda invece da un punto di vista imprenditoriale, più che vedere chiudere le imprese, le vediamo ormai in una situazione quasi di... Perché vede, il problema di fondo è che il nostro imprenditore, io parlo del nostro tessuto veneto, è un imprenditore che tendenzialmente non vuole non adempiere ai propri debiti. Quello. E quindi i nostri imprenditori fanno di tutto per continuare a vivere, ma non solo. È inutile pensare, cioè non esiste più una differenza tra il lavoratore e l'imprenditore. Il lavoratore è la stessa stregua del nostro imprenditore. Le nostre imprese artigiane sono imprese che hanno 4 o 5 dipendenti e l'imprenditore sente i propri dipendenti come dei collaboratori, ma anche come delle famiglie legate a lui. Chiudere lui vorrebbe dire chiudere un altro sistema. Ecco perché queste piccole imprese, che parliamo siano imprese, siano artigiani o commercianti, vanno tutelate e vanno aiutate. Perché uccidere, tra virgolette, in senso amministrativo, un imprenditore vuol dire uccidere un insieme di famiglie che sono legate a quell'imprenditore. Dopo, dicevo prima, ci sono i casi estremi, purtroppo anche le ultime cose che sono avvenute, 7 di quei soci erano legati a noi e quando una persona, ripeto, si toglie la vita non c'è mai una ragione che possa dare validità a questo, ma bisogna operare affinché questo non avvenga e a me sembra che fino a oggi ci siano state sempre tante belle parole, però alla fine non si sia prodotto niente per evitare, non c'è un fondo nel quale uno possa attingere nel momento di difficoltà, non ci sono delle somme messe a parte, parlo anche delle associazioni, perché voglio dire, anche noi siamo un'associazione nata da poco,
però ha delle finalità ben precise. Si chiede una tessera di pochissimi soldi, di 10 euro, che sono tutti accantonati in ordine, ma abbiamo un sistema deciso che gli amministratori non prendono compensi. Se qualcuno di noi dovesse mai entrare in un sistema dove sono previsti dei compensi, quelli saranno destinati a un fondo apposta per le imprese in difficoltà, le famiglie in difficoltà. Allora, se tutte le associazioni tornassero ad essere un sindacato e facessero queste cose, probabilmente riusciremo a aiutare anche qualcuno che veramente è in difficoltà. Magari poco, però un aiuto lo si può dare. Per il resto dovrebbero intervenire anche i comuni, laddove possono i comuni, dovrebbero intervenire le regioni e dovrebbe intervenire sicuramente lo Stato come principe del sistema. Sa, adesso non è per fare delle statistiche, ma 8 su 10 persone intervistate di associati ad associazioni di categoria non ne parlano bene delle loro stesse associazioni di categoria, e questo è emblematico, insomma, credo. Guardi, io sono 30 anni, insomma, non sono più un bambino neanche io perché ho 52 anni, però sono 32 anni circa che lavoro nel sistema associativo. E quando abbiamo cominciato avevamo delle grosse associazioni, ma erano grosse associazioni per due motivi. Il primo perché comunque avevano anche una struttura non solo sindacale ma anche politica. E soprattutto perché probabilmente credevano fino in fondo in quello che facevano, cioè era un sindacato vero che tutelava gli imprenditori. Oggi purtroppo io vedo che esistono associazioni dove un imprenditore deve pagare magari 1000 euro all'anno per essere iscritto, ma non vedo poi effettivamente i risultati per questo, anche perché se un imprenditore partecipa all'interno delle associazioni, paga dei servizi, delle volte lo paga di più di quello che si paga esternamente. Quindi è cambiato un po' il sistema delle associazioni che hanno dovuto spostare il loro baricentro da sindacato a società di servizi. E dall'altra il fatto che la nuova generazione non ha più le motivazioni storiche per essere associazione. Quando si è costituita, parlo di un'associazione delle più grosse, nel quale ho lavorato anch'io, che era anche l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, quando si sono unite queste associazioni, si è costituite, si costituivano perché? Perché questi soci dovevano comprare il carbone e quindi si mettevano assieme per avere degli sconti e da lì poi, insomma, le varie categorie hanno creato associazionismo. Adesso ci sono due problemi. Il primo che non esistono più giovani che si portano verso l'artigianato, anche se adesso leggo che ci sono molti ragazzi laureati che vogliono tornare all'artigianato artistico. E soprattutto non ci sono le condizioni per cominciare un'attività da un punto di vista imprenditoriale, perché nel momento stesso in cui io inizio un'attività imprenditoriale ho una serie di costi che sono difficili ai quali è difficile far fronte. Se poi a questi mettiamo tipologie di concorrenza che io non chiamo sleale, ma che chiamo da valutare, cioè la concorrenza di cinesi o di quant'altro, le cose allora sì, diventano di difficile valutazione. Noi sappiamo come lavorano i nostri imprenditori, però non possiamo metterli nella condizione di acquisire materie prime alla stregua di quello che fanno altri soggetti, tipo anche i cinesi, che magari a quale serve farlo perché per poter star dentro i costi. Allora io dico, deve esserci un intervento molto forte da parte delle autorità preposte affinché vi sia un controllo mirato su queste categorie, perché le nostre imprese ogni giorno vengono controllate, magari dello scontrino, vengono controllate se una persona ha la scarpa infortunistica in quel momento o non ce l'ha, e vengono controllate se magari non è in regola su una fesseria, ma si va in un laboratorio, a un centro ingrosso cinese, si rilevano una serie di problemi dal punto di vista amministrativo, di sicurezza, che riguarda anche i bambini e alla fine sono ancora lì. Allora bisogna avere il coraggio. Qualcuno dice che è un'opportunità, io dico che non sono un'opportunità, io dico che è opportunità chi lavora alla stregua dei nostri imprenditori. Okay? Quindi se un nostro imprenditore si rivolge all'estero e va in Cina a prendere materiale, probabilmente le leggi cinesi le avranno dato nell'adeguata misura e avrà valutato quello che fa. Se l'imprenditore cinese viene qui e mi scrive fuori che questo prodotto è a 3 euro e dopo si vede ampiamente dentro il negozio che è 10 euro, 15 euro, 20 euro, è concorrenza sleale. Diremo proprio di sì. Bene, noi ci fermiamo un istante per alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi perché dopo c'è ancora una porzione di conversazione piacevole con Fabio Di Stasio, presidente dell'Unione Provinciale Imprese di Padova, nonché direttore di Artigian Fidi Euganea. A tra poco.
Secondo momento di 7 in punto per questo mercoledì 25, 26 meglio, febbraio. E siamo in compagnia con Fabio Di Stasio, presidente dell'Unione Provinciale Imprese di Padova, direttore di Artigian Fidi anche. Stiamo parlando della situazione in cui versano le imprese, sempre più difficile. Presidente, riagganciandoci al discorso che lei faceva, parlando di giovani, al giorno d'oggi chi glielo fa fare a un giovane di aprire un'attività? Ah, su questo siamo perfettamente d'accordo, come dicevo anche prima. Il giovane si trova in una condizione di grossa difficoltà nell'iniziare un'impresa. Prima di tutto perché se viene a diminuire il numero degli imprenditori è chiaro che non c'è più quella scuola naturale che era la bottega, quindi dove i ragazzi imparavano a lavorare e poi facevano proprio questo. Poi c'è una generazione di imprenditori che in qualche modo ha spinto, forse per, diciamo così, una soddisfazione personale, ha spinto i figli allo studio e quindi quando arrivano in impresa arrivano mai una preparazione magari dal punto di vista culturale più elevata, però con una preparazione da un punto di vista tecnico inferiore e quindi questo vuol dire più in là nel tempo. E ultima cosa, probabilmente c'è poca tendenza da parte dei giovani anche a frequentare delle scuole specifiche dove insegnano i lavori. E dopo, ripeto, partire a essere imprenditore oggi non è semplice, perché prima di tutto bisogna avere un qualcosa alle spalle, quindi o hai genitori che garantiscono per te, perché la banca non crede più i progetti, quindi i ragazzi sono tagliati fuori. Oppure devi essere veramente un ragazzo che ha quell'idea innovativa talmente forte, talmente grande, che gli produce qualcosa subito. Altrimenti, quando lui apre la mattina e gira la chiave, la serratura, lui sa già che ha dei costi che sarà molto difficile, ai quali sarà molto difficile oggi, speriamo domani no, ma oggi far fronte. No, sa, glielo chiediamo perché abbiamo avuto anche come ospiti rappresentanti di associazioni di categoria che parlavano di questi incubatori di impresa, come si chiamano adesso, no? Insomma, queste realtà che raccolgono queste start-up, come si definiscono al giorno d'oggi, dove si vedono questi giovani entusiasti di portare avanti le loro idee. I tempi sono cambiati, non c'è più la bottega, adesso c'è magari una sala informatica che è la tua bottega, però che futuro, no? Che futuro, che presente avranno questi giovani? Allora, io sarei dell'avviso di fare delle cose molto, molto semplici. Cioè, un giovane che inizia il lavoro, io i primi due o tre anni lo lascio stare, vuol dire non gli faccio pagare imposte, ok? Non lo carico di tutti quegli aspetti burocratici che ci sono, gli do la possibilità di tentare un lavoro. Dovrebbe fare il consulente di Renzi, allora, lei? Fare il consulente di Renzi sarebbe, non lo so, perché a me piace lavorare tanti anni. No, perché ha toccato... Perché non lo so, perché non so quanto durerà Renzi, invece io ne ho qualche anno ancora. Perché ha toccato l'aspetto della burocrazia che è importante. Perché io li lascerei soprattutto lavorare e soprattutto metterei anche le regioni in campo sulla riapertura e sulla ridistribuzione dei contributi alle scuole di formazione, che oggi non c'è più. E quindi, diciamo, per un verso non caricherei i ragazzi, per l'altro aiuterei le scuole per formare questi ragazzi. E dopo, se questi ragazzi valgono, bene. Poi, cosa bisogna fare? Ci sono delle idee anche per Padova, magari dirle così, però noi abbiamo degli spazi a Padova, abbiamo delle caserme ormai inutilizzate, utilizziamole, diamole a disposizione di giovani, creiamo un bacino per i giovani, li mettiamo lì, non li facciamo pagare, gli diamo la disponibilità, li dobbiamo aiutare. Sì, sono caserme non a casa di Dio, sono caserme all'immediata periferia, esatto, della città. Li abbiamo. Cioè, non serve a niente lasciare lì le cose chiuse, diamo questi spazi ai giovani e facciamo in modo che questi giovani realizzino quello che hanno voglia di fare, che oggi può essere diverso da quello che si faceva ieri, perché è cambiato il sistema. Cioè, io vuol dire, anch'io ho due figli, uno di 23 e uno di 13 anni, già 10 anni è un abisso, però le realtà sono diverse. Quando parli delle cose per te naturali, loro ti chiedono che cos'è, cioè, non sanno neanche cosa stanno parlando, voglio dire, perché abituati con un mondo digitale, insomma, cambia completamente tutto. Quindi recuperiamo gli spazi, diamogli agli ori, diamo un aiuto e soprattutto, se vogliamo veramente dare aiuto ai giovani, c'è tanto da fare. Cioè, non è solo il mondo imprenditoriale di per sé, ma questi ragazzi che sono a casa e studiano, noi possiamo far cosa? Aiutare i nostri stessi cittadini. Abbiamo delle dichiarazioni di redditi da fare, lo dico, io sono commercialista, posso dirlo anche contro di me, ma
formiamo dei ragazzi, mettiamoli negli uffici, mettiamo a disposizione delle famiglie che non possono pagare, che devono fare delle dichiarazioni di redditi, mettiamo a disposizione. Ce n'è tante cose da poter fare, bisogna avere la forza e la volontà di farlo. A parole, per carità, siamo bravi tutti, forse sono bravo anch'io. Però chi è, io non ho il potere per poterlo farlo, ma chi ce l'ha lo faccia e lo faccia subito. Sì, questo è un aspetto importante. Lei poi ha toccato il tasto di una realtà come Padova che, diciamo, senza volerne a Venezia, ma Padova è sempre stata la capitale del Veneto, cioè la città anche da un punto di vista non solo della posizione geografica, ma anche proprio come realtà produttiva, insomma il punto di riferimento di una regione. Non ce ne vogliono ovviamente gli amici di Venezia, no, di Verona e degli altri centri, ma insomma proprio la storia ecco, ci dice, ci insegna questo. Ci sembra che in questi ultimi anni qualcosa si sia perso. No, è stato perso molto, non qualcosa. Padova era proprio la capitale economica del Veneto, non è più così, ma penso che non sia più nemmeno il caso di dirlo, cioè nel senso che Padova rimane con la sua storia, rimane con la sua università, estremamente importante, ma non può bastare, non può bastare perché non è quello che può generare poi il sistema Padova nel suo insieme. Quindi Padova ha bisogno di in qualche modo essere messa alla stregua di quello che può essere il discorso a livello nazionale, cioè deve rinascere, deve essere sistemata. Ci sono moltissime cose da fare a Padova, però bisogna cominciare con le cose semplici. Se io dovessi parlare di Padova, dico: beh, guardate, io domani ho il problema dell'ospedale, per carità, ho il problema del tram, ma la gente veramente cosa interessa di Padova? Cioè, interessa avere cose straordinarie o interessa avere la possibilità di andare in strada e poter camminare tranquilla? Qualunque ora. Esatto. Può averla, è giusto che noi quando vediamo una persona di un'altra cultura la classifichiamo subito o dobbiamo essere nella condizione di poter scindere quelle che sono le famiglie che aiutano anche Padova da quelli che sono i delinquenti? Una famiglia su cinque non è più padovana. Cioè, sì, il 20% dei padovani è padovano, nel senso che giustamente sono famiglie italiane anche loro, però vuol dire culturalmente non è più padovana, quindi è giusto dare spazio a questa nuova realtà, come è giusto far sì che anche queste nuove realtà possano vivere come noi, ma soprattutto finire di dire che Padova è una città sicura, perché Padova non è una città sicura. Non è possibile che noi troviamo mendicanti dappertutto, mendicanti che pagano le multe in contanti, no, quando vengono beccati, e magari se tu vai da un nostro imprenditore non li ha per pagare. Allora voglio dire, dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno e dobbiamo agire in base a dire le cose come stanno. Quindi se io dico che Padova è una città sicura, io domani mattina devo agire in modo tale per poter renderla sicura. Rendere sicura una città come Padova, che vuol dire anche rilanciare l'aspetto economico di Padova, e vuol dire rilanciare il turismo, vuol dire fare degli accordi, perché il comune non ha poteri di polizia. Però attenzione, noi non abbiamo i vigili urbani, abbiamo la polizia municipale. Se si chiama polizia municipale vuol dire che avrà delle funzioni. Allora io penso che anche gli stessi ex vigili urbani, ma polizia municipale, siano ben contenti di andare nelle strade e aiutare i cittadini italiani, i cittadini padovani, a rendere Padova vivibile e piacevole. Poi, ripeto, è cambiato il tempo. Se vogliamo rendere una città viva, bisogna anche lasciare aperti di più i locali. Bisogna creare dei centri di aggregazione di eventi, dei ragazzi padovani, che non siano però delle aggregazioni che servono per riempirsi di alcol. Quello non è un'aggregazione. O peggio. Allora, l'aggregazione è un'altra cosa. E quindi, ripeto, riformarla, rigenerarla sarebbe di buon auspicio per tutti, per le famiglie, per i giovani e anche per le imprese. Sì. Diciamo che è un messaggio importante, parliamo di Padova, ma purtroppo parliamo anche di tante altre realtà della nostra regione e del nostro paese. Noi siamo estremamente grati a Fabio Di Stasio, insomma, per la panoramica che ci ha offerto e soprattutto il realismo con cui ha sottolineato determinate situazioni. Non lo consideriamo un consigliere di Renzi, appunto, e per il senso giustamente che dava questo suo no. Noi ci congediamo da Fabio Di Stasio, che conclude dunque la prima parte di questa nostra puntata del mercoledì. Grazie al Presidente dell'Unione Provinciale Imprese di Padova. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. Grazie a Fabio Di Stasio, a voi che ci avete seguito. Rimanete con noi perché tra poco si parlerà di cucina con lo chef veneziano Massimo Livano. A tra poco.